Anche qui vedete uno specchio negativo, però istruttivo. Qual è una delle ragioni di esaurimento della capacità politica propulsiva dei partiti? La mancanza di pensiero. Perché noi nel nord del mondo non abbiamo più una sinistra? Non c'è la sinistra, né quella radicale, né quella di centro-sinistra. Che una sinistra c'è quando tu pensi un modello alternativo, allora c'è. Ma se tu quello ci rinunci e ti giustifichi dicendo che sei un riformista, che tradotto vuol dire il sistema ti sta bene, però qualche pezza ce la metti, qualche ritocco lo fai, no? Magari un po' più gentile. Però vuol dire che alla fine tu già pensi secondo le categorie, la logica, gli impulsi del sistema. Quindi è chiaro che non sei proprio produttivo, fecondo, non generi nulla. Allora, chiunque voglia cercare l'alternativa deve pensare, cioè deve dare respiro culturale, educativo e giuridico, sottolineo giuridico, perché è veramente una leva che comincia a cambiare le cose, che consente la disumanità oppure che riapre l'umanità. Il diritto. Il sistema lo usa benissimo, il diritto, perché non lo devono usare quelli che vogliono una via alternativa? Allora, fare in modo che questa esperienza, magari non da sola, però sia una fonte per pensare un nuovo diritto, per tradurre i famosi diritti umani in modo concreto in questa situazione. Se no, capite, non basta enunciarli. Ormai si dice apertamente che costano troppo.